tutti, io e Piccettino che è tornato dall'influenza. Oggi vi vogliamo parlare del nuovo Dylan Dog, un Dylan Dog che è partito già con la sua dose di punti di domanda dovuti alla copertina, che per la prima volta nella storia della SBE, almeno su Dylan Dog per quanto ne so io, non è la stessa che viene annunciata. Cambio in corsa perché, come ci ha spiegato Cavenago su Facebook, se non sbaglio, quell'altra è solo una bozza, eccetera, eccetera. Non lo so, mi sembra un po' bruttina come cosa agli occhi del mondo che guarda Dylan Dog come una pubblicazione della principale casa editrice italiana. È una pubblicazione che comunque vende le sue migliaia di copie al mese e forse è una leggerezza un po' pesante quella di pubblicare una copertina, cambiarla in corsa e dire quell'altra era una bozza. È brutto da dire. Senza contare che secondo me, pur rimanendo una buona copertina che ha il suo perché, ci perde qualcosa. Per due elementi fondamentalmente. I due volti. Nella copertina precedente il volto del cattivo era più quasi dolce, cioè era più sorpreso di vedere Dylan comparire e non era così minaccioso. Sicuramente non era il fioraio vicino di casa, però poteva dare adito anche al fatto che ci fosse qualcosa di diverso, che non fosse crudeltà, che fosse curiosità, sbigottimento e che non fosse lui colpevole in quanto il volto aveva entrambi gli occhi chiusi. Avere entrambi gli occhi chiusi può voler anche dire che glieli ha chiusi mentre l'ha trovata, mentre ce l'ha in braccio. Quindi poteva dare adito anche a quel famoso i mostri non sono cattivi, oppure il fraintendimento l'abbiamo noi normali rispetto ai diversi, insomma poteva essere quello. Qui invece purtroppo ci si spiattella con mostrone cattivo con goccia di sangue, donna morta con l'occhietto aperto sanguinante, qui c'è poco da dire, è stato lui, punto. Quindi secondo me si è un po' perso qualcosa. La copertina è molto Stano Style per certi versi, quindi ricorda un po' e porta a casa molti lettori. Spicca perché spicca, il laghettino di sangue è molto carino, però secondo me a titolo mio personale preferivo l'altra perché dava più un'incertezza. Per carità, magari è solo una pippa mia clamorosa, ragazzi, però a me piaceva di più quell'incertezza nel non far vedere questa situazione dal punto di vista cattivo, ma dare un po' più quel dubbio, anche perché con un titolo non umano puoi dire tutto e puoi dire niente. Comunque, Cavenago si porta a casa una sufficienza anche qui senza nessun problema. Resta per me questa che secondo me è un po' una macchia nell'organizzazione di Dylan Dog di questo cambio improvviso. E questa è una delle piccole pecche che poi magari andremo a delencare per quanto mi riguarda, ma andiamo avanti. Editoriale di Recchioni che onestamente ho trovato abbastanza piatto per quanto qui che ci fa il suo solito contorno musicale, è molto interessante perché lui è un esperto di musica, quando parla di musica lo fa con una buona ragion veduta. Ci parla del futuro di Dylan e della continuity che dovremo aspettare praticamente il prossimo autunno, anche qui ne parliamo dopo. E più, vabbè, una prima parte che non capisco fondamentalmente perché sbrodola dicendo che siccome che è costretto a riempire di questa paginetta di chiacchiere vaghe, come se non l'avesse mai fatto. Non c'è bisogno di segnalare alla gente che non farai spoiler e che parlerai di chiacchiere vaghe. L'hai sempre fatto senza dire niente. Qui un po' di codina di paglia, secondo me, c'è. Ciò non toglie che da leggere comunque ce n'è. Qualche spunto c'è, qualche idea c'è, qualche pinzilluccherina che dovrebbe incuriosire il futuro dilaniato c'è, per quanto la curiosità sia un po' andata a quel paese in questo. Beh, ne parliamo poi di questo. Parliamo della botta grossa, ovvero della storia. Giulio Camagni, ragazzi, Giulio Camagni, Yandex, Napoleone, potrei aggiungere altro, ma mi fermo qui. Ebbene, dimenticatevelo. Qui Giulio Camagni ha deciso, gli è stato chiesto di disegnare in maniera un po' diversa. Innanzitutto, una cosa che salta subito all'occhio è che molto spesso non ci sono sfondi, cioè le tavole sono dialoghi e i volti delle persone, quindi ha dovuto giocare sull'espressività, espressività che secondo me gli è riuscita, anche se una continua sequela, vabbè, ci sono anche tavole della Madonna come questa, ragazzi, però anche se, però, quando troviamo una sequela di chiacchiere senza sfondi, soprattutto nella metà dell'albo, è un po' pesantino da leggere, nel senso manca quel, quella
quel contorno che ti fa dire ok, sì, siamo lì, siamo là, siamo in questa zona. Insomma, secondo me le tavole sono state un po' troppo asciugate per certi versi. Dylan è Dylan, è disegnato bene, è riconoscibile. Raina e Carpenter hanno il loro perché, sono disegnati bene, l'atmosfera è buona. E cosa posso dirvi? Non posso farvi vedere le tavole sul fondo perché rischierei di fare degli spoiler clamorosi. Però c'è qualche incertezza ogni tanto, qualche dino un po' strano, come questo qui o come questo qui, però fondamentalmente porta a casa un buon risultato. Un risultato che non vuole stupire con effetti speciali, vuole darci una storia che sia capibile, che sia disegnata bene. Quindi, secondo me, nel complesso è una buonissima prova. C'è una prova che non vi fa rimpiangere i soldi che avete speso. Quindi Giulio Camagni, magari non sarà la storia che vi vorreste comprare originale da mettere in casa ed esporre agli amici, ma sicuramente è una storia che ha una sua dignità e una sua voglia di raccontare qualcosa. Quindi a livello di grafica ci siamo, promossa. A livello di storia invece abbiamo Giancarlo Marzano, che senza bisogno di strombazzare a destra e a manca le bombe termonucleari, che poi in realtà sono peggio delle micette, ci porta a casa una storia ok. Dylan è calato nella realtà moderna, pur con qualche eccessino di retorica, soprattutto verso, cioè soprattutto nelle intervistine, eccetera, che vedete dentro, ce n'è una proprio plateale che dice: vabbè, ragazzi, bene, abbiamo capito, però senza essere pesante. Quindi prende un argomento piuttosto spinoso, che su Dylan è stato trattato, trattato e bistrattato, ritrattato, è un argomento classico su Dylan, non voglio entrare nel perché, e lo utilizza per dare un po' di spessore a Tyrone Carpenter, e funziona. Quindi forse ad oggi è l'unico autore che è riuscito a usare Carpenter in un modo decente, anche se è forse un po' tardi, poi vi spiego il perché. Dylan è utilizzato bene, anche se qualche dialoghino, soprattutto quando fa il discorso delle manette del tigre, insomma, un paio di vignette che sono veramente, ragazzi, ma neanche nei romanzi di Cioè, una roba del genere. Ma per il resto ci siamo. Dylan indaga, si muove, fa anche la figura del fesso, come giusto che sia, quando ha quell'intuizione che in realtà era sotto gli occhi di tutti. Vi ricordo che era anche un giochetto che ogni tanto veniva utilizzato lo Sclavicon Block, no? Come Dylan che si presenta, no, oh, perché ho fatto questo collegamento? Ma pensa, gli fa Block, la grande Scotland Yard non ci ha pensato. Quindi ci sta, è anche un po' un richiamo a quel Dylan che fu. Mi piace, mi è piaciuto davvero. Mi è piaciuto un po' meno il ripescaggio e la liquidata di un personaggio abbastanza storico su Dylan. Vi dico soltanto che la data di uscita coincide col giorno della memoria e fondamentalmente c'è un perché. Non so se è voluto o è venuto di fortuna, ma c'è un perché. Un personaggio importante per il Dylan che fu, dico soltanto un numero di Dylan, 83, non posso dire oltre, ma chi ha capito ha già capito dove si va a ruotare. E ci sta. Onestamente, Marzano, senza fare cose da incubo, perdonatemi il gioco di parole, porta a casa il risultato. Quindi, a livello di Dylan Dog storia, per me ci siamo. Potrei finirla qui, potrei dirvi ok, andate a comprarlo. Ci sono dei ma. Allora, ma numero uno. Già seconda volta di fila che viene infilata dentro Dylan la battuta contro la rete. Qui a pagina 40 dice: il peggio viene dal web, e Dylan risponde: il peggio viene sempre dal web. Ora, io non voglio credere che il mese scorso Caielli e questo mese Marzano abbiano qualcosa contro il web. Mi sembra più una forzatura per sminuire quello che sono le chiacchiere da web, che di per sé si sminuiscono da sole molto spesso, perché il web è un bar in cui tutti entrano e tutti possono esprimere la loro opinione, ma è un'opinione, come siccome la mia è un'opinione qui, quella di Ciccio Pasticcio è un'opinione su Facebook, quella di Gino e Pino sono opinioni sul forum, cioè non serve fare tutte le volte questa bombetta. Certo, lo sanno anche i sassi, è inutile nascondersi dietro un dito, che molte critiche alla gestione di Landog arrivano dai forum. Ma perché il forum è la piazza. Il forum è il punto in cui la gente può confrontarsi con altri che hanno la loro stessa passione. Cioè, ragazzi, io vado in giro a parlare di Landog in ufficio da me, mi guardano e mi dicono: sì, che cazzo vuoi? Come se venissi a parlare di calcio con me, io non ne capisco niente.
Perciò si va e si parla, quindi il forum, il web, il Facebook, il Stica di turno non va demonizzato e sminuito ogni singola volta. Perché se qualcosa ha un senso logico, lo avrà anche se lo scrivo su un muro con una bomboletta, punto. Quindi questa cosa un pochino mi dà fastidio. Tyron Carpenter. Tyron Carpenter per la prima volta in assoluto è un personaggio che si muove, che fa, che ha una personalità e che Dio santo dici: oh, bello, bravo. Peccato che secondo me siamo fuori tempo massimo. Non so chi di voi segue il wrestling, è una mia passione, quindi farò un esempio tratto dal wrestling perché mi sembra nelle mie corde poterlo fare, magari può spiegare più. Come sapete, il wrestling ha dietro dei booker che scrivono le storie, quindi tu puoi essere Dio in terra, puoi fare dei numeri al circo, puoi essere il più grande intrattenitore, ma se ti scrivono una storia di merda, tu la paghi. Ecco, Tyron Carpenter in questo momento è il Bray Wyatt della Sergio Buoneditore. Bray Wyatt, grandissimo wrestler, bellissimo gimmick, personaggio fantastico che avrebbe potuto diventare l'erede dell'Undertaker, non aggiungo altro perché chi non conosce l'Undertaker si faccia una cultura che dura più di 20 anni. Eppure tutto questo rovinato da scelte di booking squallide. Quindi tu hai qualcosa di ottimo sulla carta, qualcosa di potenzialmente fantastico per le capacità, ma tutt'oggi non credibile. Perché? Perché gli hai fatto fare le figure di palta più becere e l'hai sminuito in tutti i modi concepibili. Quindi avresti potenzialmente uno che può andare a vincere 36 titoli mondiali, ma se ne vincesse anche solo uno sarebbe preso a male parole da tutti in questo momento. Carpenter è la stessa cosa, purtroppo la stessa cosa. Oggi ha dato dimostrazione in questo volume di avere potenzialità, di avere forza, di essere qualcosa di più di una macchietta messa lì. Ma è tardi, con le scelte precedenti ti sei ritrovato ad avere oggi qualcuno che non ha credibilità, sì, sembra il ruggito del topo. Mi spiace, perché qui Carpenter è stato gestito. Che vogliamo fare? Mi riallaccio all'ultima cosa. Si parla del ciclo della meteora, in cui ci saranno le storie collegate che prenderanno il via dal prossimo autunno. Dal prossimo autunno? Cioè, ma ragazzi, ma ci stiamo prendendo per il culo. Dylan Dog, o lo gestisci in un modo decente, quindi si decide, io non sono per la continuity, però si decide di dare una continuity, dategliela. Non dal prossimo autunno emetti i pezzettini liquidati, gli sputini in 10.000 albi non consecutivi. Che si fa, si disfa, si cerca di dare qualcosa, ma in realtà non c'è. Perché da quando hai presentato Carpenter Arania a oggi hai fatto veramente un uso col contagocce di tutto. Hai inficcato in mezzo albi di filler, che sono anche belle storie, perché tanto non servono a niente. Non puoi pensare che la gente abbia un hype che è cominciato nel 2013-2014 e oggi che è il 2018, fine 2018, perché hai detto autunno, la gente abbia ancora voglia di vedere la continuazione di quello. Quando hai presentato Ragni e Carpenter dovevi avere una programmazione tale da permetterti in tempi brevi di fare qualcosa che li riguardasse. Non puoi metterci 4-5 anni per arrivare a dirci poi questo autunno avrete, perché ti sei mangiato l'hype. Drago Nero ha detto che avrebbe fatto la guerra delle Rondar, la guerra con le regine nere, lo sta facendo nei tempi e nei modi dovuti, quando l'ha presentata l'ha buttata fuori, ha fatto una preparazione a questa che è in vari albi. I primi albi che toccano quella cosa sono il 15 al 16 o 14 al 15, non mi ricordo, una storia doppia comunque. Nathan Never ha creato delle saghe interne che si sono mischiate tra di loro. E quando ha detto che l'ha fatto, lo ha fatto davvero. Zagor si è creato le Odissee americane, Odissee che erano legate dal fil rouge del viaggio, ma non è che in mezzo mettevano una storia ambientata da Darkwood perché non era pronta l'altra, cioè un minimo di programmazione, questo non è sensato. Cioè una buona idea sulla carta sta diventando una farsa. A me sto ciclo della meteora, se poteva darmi un grande A e prima, oggi non me lo dà, oggi dico vabbè finalmente era ora e vediamo cosa salta fuori, però così non si fa. Si va a sminuire quello che sulla carta era un buon lavoro. E sì, se ve lo state chiedendo, sto proprio criticando la gestione. Non sulle storie singole, perché onestamente sono state buone storie, altre meno buone, questo ci sta.
sulla programmazione, sulla gestione della programmazione, perché Dio santo non si può pensare, strombonare a destra manca e poi trovarsi roba col contagocce, annunci su annunci che dovevano, che avrebbero, che... Tutt'oggi stiamo aspettando ancora notizie di quel grucio che ha telefonato, ancora non sappiamo niente. Vediamo qualche piccolo accenno, qualche piccola cosa ogni tanto. John Ghost è apparso 3 volte col contagocce pure lui. Ragazzi, ma a questo punto evitate di fare questa cosa. Portate avanti Dylan come storia. Questa era una buona storia, non c'è stato bisogno di mettere continuità. Altre storie come quella la precedente disegnata da... Ne so, da Santucci piuttosto che quelli di Cavaletto, cioè, piuttosto che, cioè, ragazzi, Dylan va bene anche senza continuity, ma se la volete fare, fatela con un minimo di criterio, non così. Questo albo, secondo me, paga un pochino il pegno, perché cerca di mette dei piccoli accenni di continuity, ma che in realtà probabilmente moriranno lì, credo, non lo so. L'unico modo per farmi rimangiare parola per parola tutto quello che ho detto adesso è dal prossimo numero, da questo dormire, forse sognare, e fino a che non si arriva al ciclo della meteora, mettere costantemente dei richiamini che abbiano un senso alla continuity. In caso contrario, ragazzi miei, tutto questo è farlocco, è una mezza farsa e l'hype è bello che è andato. Tornando a noi, questo Dina secondo me ha una sua dignità. È un Dylan che potete tranquillamente mettervi a leggere, è un Dylan che potete tranquillamente chiedere, che potete tranquillamente prendere e leggervelo con assoluta calma a casa e con felicità, cioè nel senso, non vi rimpiangerete, non ripiangerete i vostri 3,50 euro. Non è un albo che domani mattina vi dico lo troverete incartonato perché non se ne può fare a meno di averlo deluxe. È un albo decente, divertente, che non vuol fare nulla di più, nulla di meno che quello che fa un albo di Dylan. Lasciarsi leggere e darvi 20 minuti, mezz'ora, dipende quanto leggete, vi soffermate voi, nel mondo, nella Londra di questo strano personaggio in giacca nera e camicia rossa chiamato Dylan Dog. Ciao a tutti. Mi raccomando, Dylan Dog. Ciao.